Cosa gli vorrei dire, padre Cristiano? Che sarebbe ora che dicesse la verità. È un appello a cuore aperto quello che i familiari di Guerrina Piscaglia rivolgono a Gratien Alabi. Il corpo della donna scomparsa da Carafello il 1° maggio del 2014 non è mai stato ritrovato e per lei ancora una tomba non c'è. Sarebbe già tanto. Nelle aule del Tribunale di Arezzo va avanti con l'audizione dei testi la causa civile intentata dai familiari della donna che hanno chiesto 1 milione di euro alla diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro e all'ordine dei premostratensi al quale apparteneva Gratien Alabi come risarcimento. Poiché a nostro avviso era stata avvisata di una situazione di pericolo, sarebbe dovuta intervenire per cercare di evitare quello che poi è successo. Di fronte al giudice Fabrizio Pieschi va avanti anche un altro procedimento di fatto speculare. La causa intentata dalle sorelle e dalle nipoti di Guerrina. Il giudice in questo caso ha già disposto una perizia per valutare il danno psicologico e morale patito dai familiari. Ci aspettiamo anche che il giudice d'ufficio disponga la stessa perizia. Per Lorenzo ormai sappiamo che la perdita della mamma è una cosa particolare proprio perché anche dal processo penale è emerso che c'era un attaccamento particolare tra Guerrina e Lorenzo e di conseguenza Lorenzo senza la mamma ha perso il baricentro della quotidianità. Gratien Alabi, all'epoca vice parroco del piccolo paese, è stato condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere della donna. È rinchiuso nel carcere di Rebibbia, dal quale continua a professarsi innocente. Non era presente in aula e non ha nemmeno nominato un legale che lo rappresenti. Sarà giudicato in contumacia.